Alberto, sono io, la nonna. Sono arrivata in questo momento. Nonna, e finalmente, ma dove sei? Alla pensione Morello. Alla pensione Morello? Ma perché non sei venuta da me? No, non voglio dar fastidio a nessuno. Sono una donna discreta io. Figurati, sempre pure di disturbare. Lo sai che abito da solo, no? Ma parliamo di te, Alberto. A che ora ti sposi? Alle 10 precise, nonna. Anzi, non so proprio come fare perché vorrei venirti a prendere, ma è tardi, capisci? Vengo da me. Questa è la mia camera. Non c'è male. Ma non doveva venire una signora, questo è un uomo. Poi va. Chi è? Un uomo nudo in camera mia. Che nudo? Sto in pigiama. Ma sotto è nudo, fuori. Fuori, mi dia almeno il tempo di vestirmi, no? Vestitevi all'inferno, qui mi devo spogliare io. E allora me ne vado io, se no. Un medaglione. Ho le travecole. Non c'è più. Sparita. Rubato. Questa pensione è un covo di ladri! Questa è una pensione di sole persone per bene! Eresie, persone per bene, non persone per bene! Ma come ti permette lei? Lei non sa quello che dice! Lei sta parlando con uno scrittore! Zitto, scrittore! Il furto è palese! È evidente! Io mi sono preso il medaglione e l'ho messo sul tavolo, nella mia camera, sono andata nel bagno, torna, non ce l'ha più, sparito! Ma vuol dire che l'avrà perso? È lei la complice di notte! Ma signora, come si permette? Che tutte le porte siano ben sorvegliate! Voi siete responsabili dei prigionieri. Vado a denunziarvi al commissariato. Vi manderò la cenere. Tremate. Tremate. Quella davvero ci denuncia. E quella è capace. Questo medaglione mi sta facendo sentir male. È una vergogna. La mia signora è stata interessante. Signore, ma almeno il medaglione era di valore. E che ne so, non l'ho mai visto. Dove l'hai rubato? Non l'ho rubato. L'ho trovato per caso nella stanza di una vecchia signora mentre lei non c'era. Ah, ecco, per caso, quindi una combinazione. Chiamiamola combinazione. Però ti avverto, non è mica antico, è soltanto vecchio. Va bene, dico, ma una trentina ci si fanno sempre, no? Ma che trentina, è troppo. Proprio perché sei tu, sei un amico, poverino. 25, al massimo. Un medaglione così bello non mi dai 30.000 lire. Ma quale 30.000? 30 lire. Un medaglione così? Un medaglione così, è di metallo argentato. Le pietre sono false. Il ritratto non è neanche una miniatura, è soltanto una fotografia. Mi dispiace tanto per il disturbo, ma sa, è il nostro dovere. È tutta colpa di quella lassa. E tanti auguri per il lieto evento. Grazie, maresciallo. Grazie, maresciallo. Ci venga a trovare, ci facciamo quattro risate fra amici. I medaglioni non si mangiano, cara, sono di metallo. Ma io ho voglia di mangiare un medaglione di aragosta, quelli sono buoni. C'erano anche al nostro matrimonio, te lo ricordi, Gigino? Ma che fai, sciocchina? Sta ferma. Adesso non ci sono, è luna di notte, le trattorie sono chiuse. Dove vuoi che trovi il medaglione d'aragosta? Pazienza. Ecco, brava pazienza. Vuol dire che il nostro figlio potrà nascere con una voglia d'aragosta. Dici? E come sarà una voglia d'aragosta? La ragosta è mezza rossa e mezza gialla e potrà avere la faccia mezza rossa e mezza gialla. Oddio, i colori della Roma. Io so della Lazio. Aspetta. Aspetta. Adesso telefona Milcar e segua amico mio che c'ha la trattoria. Bravo, vicito mio. Oddio, l'orco. Marinotto, dammi quel pacchetto. Signora, buonasera, lei. Che fa qui con quell'affare? Dammi quel pacchetto. Quale pacchetto, scusi? Quello che hai in mano. Signora, ma io questo lo devo portare a mia moglie? Mia moglie non si metterà mai al collo il mio medaglione. Signora, io non glielo ho preso il suo medaglione. E allora che ha qui dentro? Un medaglione. Ah, lo vedi, sei confesso. Signora, questo è un medaglione d'aragosta. Non ho mai visto un d'aragosta con medaglione. Sciogli il pacchetto, sparo. Arrivi, su. Ecco, guardi che le dicevo. Che cos'è questa porcheria di pesce? Una vecchietta sola, indifesa così. Poverina, quella è una polveriera piena di esplosivo. E secondo lei una donna che va in giro di notte con una rivoltella calibro 12 è un'innocua vecchietta? Oh, ma la pistola del povero nonno. La tiene sempre con sé, come ricorda, colonnello di cavalleria, nonno. Meno male che non era d'artiglieria, altrimenti andava in giro col cannone. No, mi dispiace, io devo fare la mia denuncia. E con questa collezione di reati sua nonna sarà condannata. E il signore lo sa benissimo, è avvocato. Appunto, ma in questo momento io le parlo solo come nipote, commissario. Commissario, io sto per sposarmi e non ci riesco mai. Commissario, lui vorrebbe dire un guaio alla volta. E va bene. Vai.
È inaudito che l'abbiano rilasciata dopo quello che ha fatto a mio marito. Poverino, pensate che dalla paura che si è preso ha dovuto perfino purgarsi. Francesca! Se continua così va a finire che le do querela. Insomma, ce l'avete tutti con quella povera vecchietta? Pensare che invece a me è stata molto utile. E in che modo? Sa, uno scrittore di gialli è sempre a caccia di spunti. E questo medaglione scomparto in circostanze misteriose mi ha suggerito l'idea per un racconto che pubblicherò su Detective. Diario di un criminale. Diario di un criminale. Ah, lupus est in papula. Ecco. Chi potrebbe mai sospettare che un innocuo medaglione senza valore possa servire come segnale di riconoscimento ad una banda di avventurieri internazionali specializzata nel più lusco e più misterioso dei traffici? Ecco perché io ho rubato questo medaglione alla vecchia vedova di un colonnello. Ecco perché l'ho portato a Gian Pistola, che nella sua villa di Fregene, in viale dei Pini numero 63, si fa passare per un commerciante in veleggiatura. Allora non hai capito niente, adesso si sparge la voce che Marlon Brando è a casa nostra e tutte le ragazze vengono a cercarlo. Va bene, ma Marlon Brando non c'è? Ma ci siamo noi. Eh sì, figurati cosa ci fanno con noi. Ma da cosa nasce cosa? Ma come da cosa nasce cosa? Riccardo, tu mi fai paura. Con la mia intelligenza? No, con la tua idiozia. Senti, Lucio, è tutto calcolato. Le ragazze arrivano, tac, 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 scatta la trappola, ciao! Pronto, pronto, signorina. Mi dia il numero del commissariato di Sant'Erasmo. Si tratta di vita o di morte. Prego, prego, prego. Qualche cosa, un cognacchino, un bicchierino, qualche cosa, quello che volete. Grazie. Non riesco proprio a capire come si sia sparsa in giro questa notizia. E capirai, una personalità come Marlon Brando, immediatamente la voce si sparge, logico. Ma allora è proprio vero che Marlon Brando è qua? Sì, sì, verissimo, ma è in incognito, anzi, doveva essere un segreto. E mi raccomando, non dite niente in giro, eh. Niente. Biondina, vieni qua, sveglia, corre, fai presto. Ma lei chi è? Io? Sono una che vi mette a posto. Non ho paura di te e nemmeno di Gian Pistola. E chi è Gian Pistola? Quel figuro che si è chiuso nella camera accanto. Ma no, ma c'è un equivoco. Quello è Marlon Brando, il famoso attore americano. Le do la mia parola d'onore. La parola d'onore ad un negriero. Ma che negriero? Io sono un impiegato di banca. Togliti da mezzo, giovanotto. Adesso vado io a vedere se è Marlon Brando o Gian Pistola. Ragazze, non ve lo fate scappare. E queste? Queste puoi giurare che non le conosci, eh? No, ti giuro che non le conosco, non le ho mai viste. Non vi conosco, è vero? La conosco. Ma no, eh? Aiuto! 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 È un trafficante di ragazzi! Sì, ma non mi chiave! Basta! Vi dirò tutta la verità. Non volevamo farvi del male. E allora perché ci avete detto che c'era Marlon Brando? Beh, è stato uno scherzo. Questo chi è? È stato lui? No, commissario! Sono stata io! Sono io che ho chiamato la polizia! Lei! Lei, ancora lei, la matta del medaglione! Stia tranquillo. Nonostante tutto quello che è accaduto, sua nonna è in perfette condizioni di mente. Lo shock per il medaglione è superato, perciò per me può uscire anche subito. Subito? Tra una settimana? No, no, subito, adesso. Ma è sicuro? Ah, certo! Ma scusi, non è contento? Oh, no, contentissimo, si immagini, professore, la nonna. Il fatto è, vede, che io domattina dovrei sposarmi. Ah. E con questa nonna... A piede libero. Appunto. Professore, la tenga qui fino a domani mattina. Io alle 10 mi sposo. Alle 11 vengo a prenderla. Va bene. Grazie, grazie, professore. E il medaglione questa volta com'era? Di tacchino? Quando vuoi fare la spiritosa proprio non ci riesci, non fai ridere nessuno. Di metallo, no? Guarda, guarda se non ci credi. Che cos'è? Questa è la ricevuta e l'inserzione che ho fatto sul giornale un'ora fa. Darò 100.000 lire di mancia a chi mi riporterà questo maledetto medaglione. Senti, Alberto, io so una cosa sola, che sono stufa di rendermi ridicola agli occhi di tutti. Ricordati bene, domani mattina noi ci sposiamo alle 10 e se tu arrivi anche un solo minuto in ritardo,
Io ti giuro che non ti sposerò più. Né no, domani né mai. Ma domattina noi ci sposiamo. Noi ci sposiamo. Cosa vuoi che succeda? La nonna è rinchiusa. Il professore mi ha assicurato che la guarderanno a vista. Figurati che dormirà con lei una suora. Buongiorno, sorella. Buongiorno, fratello. Vado al refettorio per assaggiare pasta e fagioli. Luogo del delitto, indiziati. Ecco, Bustarelli, il mago. Poverino, assolto per insufficienza di prove. Vai via, vai via. Francesca e marito. Paolo e Francesco. La bocca mi baciò tutta tremante. Ah, questo sarebbe quello del medaglione d'Aragosto. Io non ho mai visto un Aragosto col medaglione, ma intanto sono innocenti. Andate via, via, via. Gattinelli, questo è quel citrullo che mi mandò a prigione. Vabbè, assolto per citrulleria. Camera mia, corridoio, sala da pranzo, ingresso, scale, o bagno. Secchione. Secchione, secchione, secchione. Dove è ucciso, secchione? Oh, cervello di pulcino! Rimembro! È quello che stava nella mia camera, il sonnambulo. È l'unico che non ha perquisito. Oh, finalmente. Brava, brava che sono. Brava. Tutti quanti si raccolgono, veramente bravo. Ma eravamo amici. E ci portano al supplizio. Non mi hanno mai arrestato le guardie. Fermi da te. Mano in alto. Ma chi è? L'avevo rubato. Deve essere la proprietaria della banca. No, sono la padrona del medaglione. Ah, oh, meno male. La padrona del medaglione è quella della mancia competente. Almeno mi ridà le 50.000 lire. Mano in alto. Ma che è sto medaglione? No, è quello che lui ha rubato alla signora. Signora, io apposta lo cercavo per farglielo restituire. Io lo mio. Ma eccetto tu. Il medaglione ce l'ha qualcuno di voi, ma non so chi. Siccome non posso perquisirvi perché sono dollo, lo farà il commissario. Senta, signora, il medaglione glielo faccio avere io da questo delinquente. Silenzio! Conigli, avete avuto paura, vergogna. Stai da su, meno gli incatenati. La signora ci libera. No, credo che a noi due ci fa fuori proprio. Chiudete! Sì, 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 sì. Chiudiamo. Sapete guidare? No. No. Guiderete lo stesso. Via. Discutete. Fermi tutti, signor commissario. Non vi fate impinocchiare da questo signor Secchione. Io li ho catturati tutti. E lui è il capo della banda. No. Ma quello è il gancio, è trippetta, battilocchio, occhio di fate, c'è anche la refurtiva. Arrestateli tutti, portateli dentro. Signora, devo ammettere che lei ha reso un grande servizio alla giustizia. Lei ha catturato una banda pericolosa, pericolosissima. Era il terrore di tutte le banche e ci sfuggiva da mesi. Che cosa posso fare per lei? Cercate il medaglione, perquisiteli. Avanti, forza. Eccolo, ce l'ha lui. Sì, ce l'ho io, ce l'ho io. Fuori il medaglione. Ecco, questo è il medaglione. Gloria agli assassini, Deo. Ti insegnerò io a derubare le signore. Non mi ha rubato io, l'ha rubato lui per fare la truffa o l'annuncio a un amici. Non io, mio fratello gemello a fiatti. Li ho pizzicato finalmente. Figliola, ma che hai fatto? Ho trovato il medaglione, sei contento? Un corno! Per colpa tua ho perduto Ileana. Ma giurato che se non arrivo al matrimonio alle 10 in punto non mi sposa più. Signora, sta salendo la polizia. Ah, me lo immaginavo. Prima hanno arrestato la nonna, poi hanno arrestato Alberto, adesso arrestano tutti noi. Fermi tutti e che nessuno esca. Vieni avanti, sposina, vieni. Vieni, bella fanciulla. Eccomi. Abbracciami. Sei convinta adesso? Mi scusi, ma per un attimo ho dubitato che lei esistesse veramente. Mi hai fatto bene, perché gli uomini sono capaci anche di inventare una nonna. Ma cosa dici? Sta a vedere che adesso tutti quelli che hai combinato tu li ho fatti io. No, sono stata io e sono qui per riparare.